Martedì 22 luglio è stato lo show di Checco Zalone a mandare in sold out il Groo Village. Tanti, tantissimi gli spettatori che hanno creato la cornice al palcoscenico del comico di Zelig. Mi sento un Pink Floyd stasera, che cazzo? Scene di delirio, gente che scavalcano il cancello, manco che sta a stinco, ma che cazzo? Non è così. Mi fa piacere, ok, ma poi ho capito perché. Sai quando sono stati costretti a pagare questi sacrifici, cioè, enormi hanno fatto, tenendo conto dell'inflazione, 2 euro, va, fanculo, mando Sandro Giacobbe, si paga 7,50 euro l'altro giorno, al concerto, ma che cazzo, a buttarsi a terra. Uno spettacolo che ha visto Checco raccontarsi attraverso le canzoni che hanno segnato il suo crescere come artista e che hanno fatto ridere le oltre 2500 persone. Sarà possibile per tutti accedere a questo, che è uno spettacolo, insomma, dove si passano un paio d'ore in allegria. E una cosa leggera. Ma farò le canzoni di. Sarà un concerto, le canzoni di Checco Zalone, che molti hanno masterizzato, avranno la possibilità di sentirle con 2 euro. Dal vivo. Tappa fondamentale della sua celebrità è stata sicuramente la hit Siamo una squadra fortissimi, colonna che ha accompagnato la nazionale di calcio alla vittoria del mondiale tedesco. Tifo di Bari perché è la mia città, però poi mi invitavano, mi chiamavano a dare il mio parere sul che io non capisco un cazzo di calcio. Non, Ma ci devi dimostrare che siamo una squadra fortissimi, fatta di gente. Ma Bolli Gilli mi si avvicinò questo uomo dall'aspetto nobile, disse cazzo, mo so cazzi, disse quando qualcosa viene fatta con intelligenza è accettabile e risulta simpatico. Io non capì un cazzo, però disse grazie e meglio. Cantante e comico affermato, Checco Zalone ha iniziato la sua avventura però nel campo del jazz. All'inizio avevo delle velleità addirittura da jazzista, volevo fare il jazz, mi piace il piano, mi piaceva fare gli standard del jazz. Sono quello che ci fa i capelli ad Anna, quello lì che dice lei nella canzone. Poi però quando mi esibivo non riuscivo mai a prendermi sul serio, e questa è una cosa che contesto a molti colleghi cantanti. Cioè io, a me mi fanno tristezza quelli che si mettono lì e pensano di fare delle opere d'arte che sono le loro canzoni. Il tour estivo di Checco Zalone continuerà proponendo i migliori pezzi dei suoi 2 album Se non avrei fatto il cantante e dell'ultimo CD Se ce l'ho fatta io, ce la puoi farcela anche tu. Ma io non mi smisi mai di crederci in me. Ciao, siete una televisione veramente educativi. Se ce l'ho fatta io, ce la puoi.